Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e questa è la seconda parte su quali estensioni vi consiglio per Google Chrome. Ho visto che la prima parte vi è piaciuta tantissimo, quindi ho deciso di riportarvi anche una seconda parte con le estensioni più utili. Iniziamo subito. Come sempre, queste estensioni si trovano su Chrome Web Store, che potete trovare facendo una ricerca su Google, ed è possibile scaricarle ed installarle anche per altri browser, non solo per Chrome. Che io sappia funziona anche per Opera Browser e altri che adesso non ricordo, ma in questo momento andremo a vedere le estensioni per Google Chrome. Iniziamo dalla prima che vi consiglio, ovvero amplificatore di volume aumento del suono, che come dice la parola stessa ci permette di aumentare notevolmente il volume di un qualunque video o brano che viene riprodotto attraverso il nostro browser. Quindi lo andiamo ad aggiungere, poi prendiamo un video a caso, andiamo nelle estensioni, lo pinniamo in alto, apriamo la sua icona e qui ragazzi da 100%, che è il valore default predefinito, possiamo decidere se diminuire il volume oppure aumentarlo addirittura fino al 600%, che è praticamente una roba assurda barra spaventosa, perché comunque ci sono quelle cuffie o casse, comunque dispositivi di ascolto, che non riescono a raggiungere quella soglia. Quindi qui potremmo uscire fuori dal limite. Ci basterà tenere premuto qui sul pallino e spostarlo un po' a quanto ci piace. Come vedete avremo anche una bellissima icona al centro dello schermo che ci mostra che stiamo aumentando notevolmente il volume. Una volta decisa la soglia, lasciamo andare con il mouse e andiamo ad ascoltare il nostro video. Scream if you love Arena. E questo era l'audio boostato, quindi potenziato. Questa ragazzi era la primissima estensione. La seconda invece è regolatore di velocità video. Come dice la parola stessa, andiamo a velocizzare i video in riproduzione su YouTube. Andiamo ad aggiungerla. Anche qui la andremo a pinnare in alto. Prendiamo poi la sua icona, ci clicchiamo sopra e troveremo scritto che l'estensione è attiva, infatti potremmo andare anche a disattivarla. Adesso aggiorniamo il video di YouTube e sulla sinistra noteremo un 1.00 che possiamo andare a diminuire o ad aumentare, quindi parliamo di velocità. Io imposto una velocità di 1.50 e andiamo a riprodurre il video. Vediamo un po' la differenza, sì, è notevolmente molto più veloce. Non vi ho mostrato il video originale, però adesso ve lo faccio vedere. Comunque sì, si è velocizzato di molto, poi dipende anche da quanto noi decidiamo di velocizzarlo. Adesso lo imposto alla velocità di default, che è 1.00, e vi faccio vedere infatti come diventa già più lento. La prossima estensione è Clean Master, il migliore Chrome Cache Cleaner. Come dice la parola stessa, anche in questo caso andremo a rimuovere la cache e a velocizzare Google Chrome, la nostra navigazione. Pinneremo in alto l'estensione, come sempre, ci clicchiamo sopra e qui su periodo di tempo imposteremo al momento della pulizia quanta roba debba andare ad eliminare o comunque di quanto tempo fa. In questo caso io imposterò qualunque cosa, poi cliccheremo su pulito. E in un click ragazzi avremo svuotato la cache e velocizzato la navigazione. Inoltre ci sono anche le opzioni avanzate, dove qui potete scegliere voi manualmente che cosa permettere all'estensione di andare a cancellare. Io personalmente lascio tutto di default. Prossima estensione, Ghostery blocco annunci e tracker. Ci aiuterà a bloccare gli annunci indesiderati, quindi anche i cosiddetti pop-up, e ad essere meno tracciati, perché ragazzi ogni volta che noi navighiamo su internet siamo continuamente monitorati e questa estensione ci permette di non esserlo più o comunque di ridurre questo monitoraggio. Andiamo a pinnarla in alto, ci clicchiamo sopra e ogni volta che navigheremo qui ci ritroveremo sui tracker che l'estensione bloccherà, anche sui tracciatori e il resto. In questo caso dobbiamo cliccare su Enable Ghostery in basso, questo solo la prima volta, clicchiamo su Abilita Ghostery e ragazzi adesso
ce l'avremo attiva. Ci clicchiamo sopra sulla sua icona in modo che possiamo vedere quello che va a fare il tra virgolette programma, ma in realtà è un'estensione. E andando sui vari siti, ad esempio apro questo qui, aspetto qualche secondo, in alto già ci appare un tipo di notifica, in questo caso numero 6, ci dice quanti tracker ha bloccato e in quanto tempo la pagina si è caricata. Perché ragazzi, oltre a mantenerci al sicuro, questa estensione ci permette anche di velocizzare la nostra navigazione grazie al fatto che blocca anche gli annunci e pop-up indesiderati, quindi di conseguenza avremmo una navigazione più veloce e più attiva. Vi basterà semplicemente lasciarla attiva e fare quello che avete sempre fatto. Prossima estensione, Dark Reader, che io praticamente adoro perché mi salvaguarda dalla cecità, perché sì ragazzi, è veramente importante, se come me passate diverso tempo davanti al computer, avere il tema scuro, perché ragazzi, con il tema chiaro succede che molto spesso vi possono bruciare gli occhi, fate fatica a vedere, e quindi con il Dark Reader tema scuro possiamo assolutamente essere più adagiati. Allora, facciamo la prima ricerca. Intanto possiamo vedere che qui effettivamente il tema è scuro. Apriamo in qualunque sito, io aprirò Wikipedia, e questo ragazzi sarà il risultato. Come vedete, il sito è completamente in tema scuro, in modo che i nostri occhi possano finalmente stare sereni, la nostra vista soprattutto. Se io in alto vado a rimuovere questa estensione, vi faccio vedere la differenza. Vado ad aggiornare il sito, infatti, come vedete ragazzi, sì, è più visibile, però attraverso il tema scuro evitiamo di affaticare i nostri occhi. Quindi vi consiglio Dark Reader tutta la vita. Inoltre è possibile configurare la luminosità, il contrasto e altre impostazioni barra parametri. Infine vi consiglio Magnifying Gloss, che ci permette di zoomare, ragazzi, quelle parole che sono proprio minuscole negli articoli o nel sito web stesso. E una volta installata l'estensione, ci basterà premere la combinazione di Alt più Z per zoomare, ragazzi, la parte desiderata. Come vedete è molto utile. Ripremendo Alt andremo a togliere lo zoom. Io spero ragazzi che questo video vi è stato d'aiuto. Se sì, lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light.